Il caos cellulare è una delle caratteristiche che consente al tumore di crescere e diffondersi. Ma come si genera? Quali meccanismi molecolari sono alla base di questa condizione? Ebbene, uno studio sostenuto da Fondazione AERC e Fondazione Cariplo ha permesso di fare un passo avanti significativo nella comprensione di questi meccanismi, tanto da guadagnarsi la copertina della prestigiosa rivista scientifica Science. Ed è di questo che parliamo oggi. State ascoltando Fondamentale, il podcast di Fondazione AERC, complementare all'omonima rivista, che di puntata in puntata vi aggiornerà sugli ultimi traguardi della ricerca sul cancro. Sono Michela Vuga e oggi andiamo a Milano a incontrare Stefano Santaguida, group leader presso il Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell'Istituto Europeo di Oncologia, professore di biologia molecolare all'Università Statale di Milano e ricercatore AERC. Stefano ha coordinato lo studio che ha portato a questa importante scoperta, studio nato dalla collaborazione con altri centri di eccellenza in oncologia italiani e stranieri, tra cui IFOM, l'Istituto di Oncologia Molecolare di AERC, l'Ospedale San Raffaele di Milano e l'Università di Palermo. Il punto di partenza di questa vostra scoperta è l'instabilità cromosomica. Per capire di cosa si tratta, facciamo un passo indietro. Stefano, ci ricordi cosa succede nelle cellule normali? E poi cosa succede invece nelle cellule tumorali? Quando le cellule normali si dividono, distribuiscono i loro cromosomi, quindi il loro materiale genetico, in misura uguale tra le cellule figlie. Questo è un processo che avviene in tutte le nostre cellule, anche in questo momento. Ci sono milioni e milioni di cellule che si stanno dividendo e lo fanno con un alto grado di precisione. Tuttavia, le cellule tumorali presentano una condizione chiamata instabilità cromosomica, che consiste nell'incapacità di segregare correttamente i cromosomi, generando quindi delle cellule figlie con un numero sbilanciato di cromosomi. Questa instabilità cromosomica delle cellule tumorali di cui ci hai appena parlato, che ruolo ha nello sviluppo del tumore? Beh, l'instabilità cromosomica ha un ruolo cruciale nella tumorigenesi, contribuendo sia alla genesi che alla progressione del tumore stesso. E questo lo fa generando una vasta gamma di variazioni genetiche all'interno di una popolazione di cellule. Questa diversità genetica diventa quindi un terreno fertile per la selezione naturale, permettendo a sottopopolazioni di cellule più adattabili di prosperare e di trarne vantaggio. Quindi l'instabilità cromosomica è responsabile di quella situazione di caos cellulare che consente alle cellule tumorali di replicarsi all'infinito. Stefano, ma l'instabilità cromosomica può avvantaggiare il tumore anche in altri modi? Permette anche alle cellule tumorali di sopravvivere in ambienti ostili, come quelli con terapie anticancro, come abbiamo recentemente dimostrato con il mio gruppo di ricerca. Infine, l'instabilità cromosomica è in grado anche di accelerare la progressione tumorale e rende più difficile l'eradicazione del tumore. Un'altra conseguenza dell'instabilità cromosomica è la formazione di micronuclei. Cosa sono? Quanto sono importanti per la progressione del tumore? È una struttura anomala che contiene uno o più cromosomi che si posizionano al di fuori del nucleo primario della cellula e che sono dei potenti catalizzatori del caos cellulare, che è tipico appunto dei tumori. Tra l'altro, l'involucro del micronucleo è molto fragile ed è molto spesso difettoso, per cui il DNA che è contenuto nel micronucleo non è sufficientemente protetto, ma viene esposto al citoplasma e va a subire quindi dei danni persistenti, creando quindi un ambiente favorevole allo sviluppo del tumore. Stefano, cosa avete scoperto riguardo ai micronuclei? Allora, con la nostra ricerca abbiamo capito perché l'involucro del micronucleo è difettoso e il motivo per il quale le cellule non riescono a ripararlo, identificando in una proteina chiamata P62 l'attore principale in questo processo.
Dunque, quando i livelli di P62 sono alterati, l'involucro del micronucleo non viene correttamente riparato. Quali sono le conseguenze di questa mancata riparazione? E quali sono i vantaggi che il tumore trae da questa situazione? Questo porta ad un micronucleo che rimane senza difese e quindi collassa e va a lasciare i cromosomi contenuti nel micronucleo stesso in balia del caos. Così l'instabilità cromosomica non fa altro che aumentare e le cellule tumorali ne ricevono più di un vantaggio, diventando più forti, crescendo, difendendosi dai farmaci e migrando all'interno dell'organismo. Stefano, quali ricadute avrà la vostra scoperta nella pratica clinica? Allora, la nostra scoperta ha un chiaro riscontro nella pratica clinica perché dalle nostre analisi risulta che tumori caratterizzati da instabilità cromosomica e che quindi hanno un elevato numero di micronuclei e che allo stesso tempo hanno alti livelli di P62 hanno una prognosi peggiore. Quindi la proteina P62 potrebbe essere considerata un marcatore prognostico e questo può avere importanti conseguenze ai fini di futuri interventi terapeutici. Cosa ti ha spinto a interessarti di instabilità cromosomica? E ci puoi sintetizzare gli obiettivi della tua ricerca sostenuta da AIRC? Ero affascinato dalla capacità delle cellule di segregare correttamente il loro materiale genetico ad ogni divisione cellulare. Dopo aver studiato questo per moltissimi anni, ho deciso di andare negli Stati Uniti, dove ho svolto il mio lavoro di postdoc presso l'MIT di Boston e dove ho cominciato a studiare quello che succede quando le cellule compiono errori durante il processo di divisione cellulare. Questo porta alla generazione di cellule con un numero di cromosomi sbilanciato, che è una condizione chiamata aneuploidia. E l'aneuploidia è la caratteristica principale di ogni tumore. Il 90% dei tumori solidi hanno almeno un cromosoma che è sbilanciato. Con il mio team quello che proviamo a fare è cercare di capire come l'aneuploidia e l'instabilità cromosomica che ne è la causa hanno un impatto sul funzionamento delle cellule e come questo può essere sfruttato per fare un targeting selettivo delle cellule tumorali. Un altro modo per restare aggiornati sulle novità della ricerca sul cancro è la newsletter di AIRC. Per iscriversi è sufficiente cliccare sul link che trovate nella descrizione di questa puntata. Grazie a Stefano Santaguida e grazie a voi che ci avete ascoltato. Un saluto da Michela Vughe e da Fondazione AIRC. Vi aspettiamo lunedì prossimo per una nuova puntata.